Il teatro ti insegna ad essere grande. E non importa se da grande non farai l'attore o non sarai un grande attore, ma ti insegna ad essere grande. Ti insegna a lottare, a non arrenderti. Ti insegna a non accontentarti. Ti insegna che nessuno ti regala niente. Ti insegna il rispetto, la disciplina. Ti insegna a rialzarti dopo tante sconfitte. Ti insegna a guardare negli occhi, perché sai che dentro quegli occhi sono racchiuse centinaia di storie. Ti insegna a non giudicare quelle storie. Ti insegna a ricominciare da capo, a non aver paura della vita. Ti insegna che quando qualcosa finisce, qualcos'altro di più entusiasmante ricomincerà. Ti insegna ad essere libero, a non tirarti indietro, a non risparmiarti. Ti insegna a non avere paura. Ti insegna il tempo, a dar valore a quel tempo. A vederlo scorrere senza neanche accorgertene, a rincorrerlo per non perderlo. Ti insegna le parole, a non buttarle giù così a caso, ma a dar forma ad esse. Ti insegna le parole amore, vita, bellezza, sudore, sacrificio, dolore. E non importa se da grande non farai l'attore o non sarai un grande attore. Tutto ciò che ti insegna il teatro ti servirà sempre. Qualsiasi cosa tu farai nella vita, l'ingegnere, la casalinga, l'avvocato, il fruttivendolo, perché per essere grandi c'è bisogno di essere. Di lampare per pescare nella notte scura, la luce attira a chi non vuole stare più in fondo al mare, si vuol salvare da quel mondo tanto scuro. Penno biriri sempre ussuli appannato, penno fuiri sempre anziami alli correnti, e sospirare senza mai contare i denti. Da subo mari, a barche pronta e ci tu cito ad aspettare, non giuro muro a di sentire o pisci in fondo, perché lui crede a quanto è bello fuori il mondo, perché lui sente che là fuori può cantare. Si può consolare, para che casa come sale d'incia l'uocchi, casa orimini brucia ancora assai più forti, casa orimini non c'è scampo per sta sorti. E d'incia mari che si rivolto biscio si può consolare, perché lui crede che là fuori l'aria è buona e con le pinne pure il vento può toccare, e con le pinne verso il cielo può arrivare. Fuia, 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 come mai ha saputo fare? Rompa mari e sbatta ancora forte che la fare mai chiappari.
Ho fatto il primo danno. Dorotea Di Causi, Totò Petitto. Più tardi ci regaleranno un altro bellissimo momento. Grazie per essere qui questa sera. Prego. Buonasera e benvenuti a quello, oggi facciamo finta che è il primo maggio, perché poi questa serata va in replica la domenica sulla nostra pagina Facebook, la nostra iniziativa, appunto il concerto teatrale del primo maggio, che da 3 anni, appunto, questo è il suo 3° anno, e abbiamo fatto quest'anno ogni passo sempre più avanti, senza fondi, senza mezzi, ma grazie all'impegno di risorse umane e soprattutto di persone illuminate. Come persone illuminate, innanzitutto ringrazio la preside di questo istituto, che da subito ha creduto nell'iniziativa, la preside Ferrazzo, a quale veramente va un grande riconoscimento. Al comune di Isola Capo Rizzuto, nella persona del sindaco Wittenberga, a azienda agricola Elisabetta Brittelli, Cesare Spanocca ai service e Michele Affidato, che sono ormai i promotori di questa iniziativa, e senza di loro tutto questo, insomma, non sarebbe possibile. Quest'anno siamo arrivati a più di 30 artisti che saranno con noi il 1° maggio, da Vinicio Capossela a tantissimi, nominarli tutti è impossibile, e quindi facciamo un applauso a noi, perché insomma ce lo meritiamo. E parlando appunto di teatro, faccio salire i ragazzi del laboratorio teatrale del quale anche io mi occupo, quindi questo è un conflitto di interessi bello e buono. Venite ragazzi, facciamo salire i ragazzi del liceo classico Borrelli. Purtroppo loro dovevano preparare una performance, però Covid e vari impedimenti non hanno permesso che questa sera loro sono preparati. Però loro ho fatto una domanda, perché io ci tenevo ugualmente che fossero qui sul palco questa sera. Ho fatto a loro una domanda. La domanda è: il teatro è, secondo loro, secondo la loro esperienza che hanno fatto nel laboratorio? E quindi stasera scopriamo cosa sono riusciti a creare con questa definizione. Io prendo un microfono, questa sera faccio anche il microfonista, stagista, ballerino, chauffeur, faccio tutto. Ecco qua. Subretto sono sempre portato. Allora, prego. Teatro è la rappresentazione della realtà. Aspetta. Facciamo danni. Ecco, abbiamo recuperato. Teatro è la rappresentazione della realtà. Teatro è stare insieme. Teatro è divertimento. Teatro è consapevolezza. Teatro è espressione. Teatro è coraggio. Teatro è intimità. Teatro è conoscenza. Teatro è una menzogna bella. E ovviamente noi prepareremo questa performance, speriamo di farcela per la fine dell'anno, sempre se i cataclismi tra guerre e Covid ci permetteranno, insomma, di poterla fare, speriamo tutti. E a questa domanda non possiamo che chiederla al padrino del 1° maggio, perché io lo dico perché è padrino, perché lui è stato il primo nome che io ho chiamato 3 anni fa e gli dissi: Moni, sto facendo questa cosa, ho bisogno di un tuo contributo. E lui non si è fatto pregare, subito ha realizzato questo contributo ed è diventato ufficialmente padrino di questa manifestazione ed è il mio mentore, il mentore della scomodità, come lo chiamo io. E quindi per me è un onore avere un amico, un grande intellettuale, un attore, un regista, ma soprattutto un uomo per bene. Moni Ovadia. Il microfono a Moni. No, ecco qua, ti arriva il microfono, eccolo qua. Eccolo qua. Allora Moni, prima domanda, il teatro è? No, io prima di rispondere a questa domanda vorrei veramente dirvi che voi siete un luogo fortunato, perché avete qui un animatore di teatro prodigioso. Le persone come Vincenzo Leto, diciamo. Questa è l'arteriosclerosi, dovete perdonare. Allora, Vincenzo Leto è veramente il paradigma dell'uomo di teatro, perché è animato da due cose che sono
le precondizioni per fare teatro, una smisurata passione e una grande tenacia, poi anche il talento, ma il talento non è la cosa più importante, è una condicio sine qua non, però non è la più importante, proprio la passione e la tenacia. Adesso vi dico una cosa, non so se lo abbia mai detto pubblicamente, Vincenzo vorrebbe lavorare in uno spettacolo mio e mi ha detto: se non mi ci fai lavorare, io vengo davanti al tuo teatro nudo. Da 3 anni, ormai da 10 anni ti dico questa da 10 cosa. Anni. Da 10 anni. E questo, naturalmente, al di là della cosa divertente, è proprio la grande passione. Io vorrei darvi la definizione che ha dato Gigi Proietti, il grandissimo Gigi Proietti. Maestro. La definizione che lui ha dato di teatro in un suo sonetto romanesco che si intitola Viva er teatro. E il sonetto comincia con questi due versi. Viva er teatro dove tutto è finto ma niente c'è de falso. Il teatro attraverso la finzione rappresentativa può dire le verità più spietate, più terribili, anche più sublimi. Ma mi soffermo sul fatto del terribile, ed è per questo che molti critici di grandissima statura mondiale ritengono che il più grande rappresentante della letteratura occidentale sia stato un uomo di teatro, William Shakespeare. Sotto il cielo teatrale di Shakespeare c'è tutto. Lui ha prefigurato tutto l'uomo moderno. Non c'è niente che lui non abbia capito con 400 anni di anticipo. Lui ha capito, per esempio, il capitalismo, il marxismo, la psicoanalisi, lo stalinismo. C'è tutto sotto il cielo di Shakespeare. Stupisce perfino che un solo uomo, e di umili origini, perché era figlio di un guantaio, abbia potuto dire tanto sulla natura profonda dell'essere umano, sulle sue capacità straordinarie di manifestare bellezza, sulle sue infamie, sull'orrore che alberga dentro di lui, sulle perversioni, sui pregi, insomma, è veramente incredibile. Risaliamo a qualche secolo prima. Per la prima volta compare in una lingua la parola democrazia. 2500 anni fa. La parola è nella tragedia, anche se è una tragedia a lieto fine, nella tragedia di Eschilo, le supplici, figura con questa forma, i democratusa. Io ho avuto il privilegio di poterlo rappresentare al Teatro Greco di Siracusa in una regia a 4 mani col meraviglioso artista siciliano Mario Incudine, che ha fatto anche le musiche e ha anche interpretato una parte insieme a me. L'abbiamo rappresentato in 8ª rima siciliana con innesti di greco moderno, perché era il momento in cui la troica, cioè i soloni del Fondo Monetario Internazionale, stavano letteralmente massacrando la Grecia. Ebbene, in questa straordinaria tragedia viene presentato un re costituzionale. Le supplici, cioè chi viene a supplicare di essere accolto, in realtà supplicano, ma è un loro diritto. Sono protette nella cosmogonia greca da Giove, cioè dalla massima divinità. Loro chiedono di essere accolti, ma anche minacciano che se non verranno accolti malediranno il paese.
Ma la cosa meravigliosa è che quando dicono a Re Pelasgo che prima le scambia, insomma sono africane, le scambia per delle cannibali, delle amazzoni, e poi invece c'è una parentela, perché in realtà tutti gli esseri umani sono imparentati. Allora gli dicono: sei re, accoglici, basta. E il re dice: no, non posso. Io senza il consenso del popolo non posso. Il teatro ci fa capire che il popolo non è suddito, ma è protagonista della costruzione di un governo che ha un re costituzionale, quindi non un re tirannico. È una cosa sconvolgente, 2500 anni fa. E allora Pelasgo dice: non posso, è il popolo. Ma voi andate a chiedere, vedrete, loro vi accoglieranno. E noi abbiamo reso questa dichiarazione di Pelasgo, siccome nella traduzione italiana era un po' macchinosa, l'originale greco antico non avevamo scelto di recitare quello, in siciliano abbiamo tradotto così: iusugnu cussugnum auncuntonenti, tutto decidi a meggenti, lu popolo è re. È una cosa sconvolgente ed è cominciata 2500 anni fa. Teatro e democrazia nascono insieme. E questo è significativo. Perché? Perché il popolo greco libero, perché non era una democrazia universale, c'era la parte degli schiavi, ma i 45.000 liberi che decidevano, perché scendevano a teatro? Perché potevano misurarsi con se stessi. Andavano a specchiarsi, a vedere anche i loro limiti e i loro difetti, ne ridevano se erano le commedie o se ne angosciavano se erano le tragedie. C'era una relazione fra il cittadino e il teatro formidabile. Allora, il teatro è un sacrario dell'umano e della verità disponibile all'essere umano. Perché la verità dei chierici pretende l'assoluto che non appartiene a loro. Perché la verità assoluta appartiene a Dio, ammesso che esista, cosa della quale io dubito poi. Rispetto chi la pensa diversamente da me. I politici dicono la verità demagogica per legittimare il loro potere e le loro malefatte. Il teatro dice la verità dell'uomo, che non è una verità assoluta, ma è quella che ci interessa. E perché la può dire anche nel modo più spietato? Perché c'è la finzione che protegge. Come se il teatro avesse come Perseo, che per guardare negli occhi la Medusa, cioè l'orrore assoluto, si difendeva col suo scudo. La finzione è lo scudo di Perseo del teatro. Per cui in teatro si può parlare di tutto, dei più grandi delitti, delle più grandi atrocità. Può parlare della Shoah, si può parlare dello Stato, di tutto. E guardate questa cosa, il teatro accoglie tutti. Non esiste razzismo nel teatro, cioè è una contraddizione nei termini. Il teatro è aperto, anche al pubblico. C'è un piccolo dettaglio, basta pagare. E chi non paga al teatro? I politici. Questo vi fa capire tutto. Mio fratello paga quando viene a vedermi, perché dice: se c'è un biglietto gratis lo diamo ai giovani che non possono. Certo. Allora, e finisco, non certo, ti preoccupare. Certo. Allora, vedete, no, lo so, tu ti preoccupi, lo so. Sono 10 anni che vi conosco. Io sono molto legato a Vincenzo, è una persona rara. Lo spettacolo quando esce? Quando lo facciamo? Lo spettacolo è un legato, però poi lo spettacolo deve arrivare. Pazienza. Io qua sto, non è che... Allora, scusate, volevo concludere in questo modo. Che il teatro è come la vita. Perché il teatro è venire dal buio alla luce e tornare al buio. È la verità umana. Noi veniamo dal buio alla luce. E vedete,
Poi il teatro è una cosa grandiosa. Su questo palcoscenico possono stare i malvagi più malvagi dei malvagi. Prendiamo il caso di Iago. Chi vorrebbe avere un amico come Iago? Nessuno. Però magari sul palcoscenico, alla fine dello spettacolo, tu ti alzi in piedi e fai delle ovazioni a Iago molto più che a Otello, se l'attore è più bravo. E quindi per questo è il sacrario della verità umana. Non caccia nessuno, purché riconosca di essere il fetente che è. E questo è un primo passo, no? È uno strumento comunque di redenzione. Sapere che un uomo può albergare anche delle brutture, perché noi non siamo originariamente buoni, noi siamo un progetto aperto, c'è il bene, c'è il male. Secondo alcuni maestri del pensiero da cui vengo io, che il pensiero mistico ebraico, dicevano che il buon Dio ha fatto un errore nel dosare il bene e il male, perché l'uomo per essere libero deve scegliere, se no gli fai un'operazione di lobotomia, non diventa dannoso. No, la grande sfida è stato quest'uomo deve scegliere il cammino. Allora, ecco, questi maestri dicevano il buon Dio, con tutto il rispetto, è esagerato col male. E poi pensavano, vabbè, ma adesso cosa ne facciamo di questo essere umano? E concludevano, vediamo di farne il meno peggio che si può. Il teatro serve a fare il meno peggio che si può dell'essere umano. Grazie. Monica, stai ancora un attimo perché volevo leggere con te questa cosa, perché il primo maggio noi faremo questa festa, questo concerto, ci sono tanti artisti, per carità, però anche il primo maggio tanti artisti saranno in strada a manifestare. C'è un'iniziativa molto importante alla quale hanno aderito tutti i lavoratori dello spettacolo, e noi anche dal nostro palco hanno chiesto chiunque il primo maggio abbia un palco di estendere queste parole, e noi lo accogliamo. Tra il 2019 e il 2021 sono stati 55.000 in meno i lavoratori del settore, con una perdita del 6,7%, il doppio rispetto al calo totale degli occupati in tutti i settori. A partire dal primo maggio noi invitiamo chiunque scenderà in piazza, chiunque salirà su un palco, chiunque organizzerà un'iniziativa, una manifestazione, a parlare della situazione del mondo dello spettacolo e a dare supporto e giuste rivendicazioni alle lavoratrici e ai lavoratori. Identità di discontinuità, nuove norme per la sicurezza, una legge che tenga conto delle proposte di chi in questo settore lavora. Quindi questa giornata... Dopo questa giornata ci saranno altre mobilitazioni, si sta preparando un grande sciopero e noi siamo con tutta la categoria, perché ovviamente la situazione è veramente drammatica. Sì, certo, devi dire assolutamente, vogliamo un tuo commento, e tra l'altro dico che anche le mascherine sono state prorogate fino al 16 giugno per quanto riguarda teatri e cinema, e lo trovo una cosa veramente scandalosa se pensiamo ai tram, alle discoteche e quant'altro. Io vorrei dire qualcosa che riguarda il lavoro in generale, prima di parlare del lavoro nostro. Io vi voglio dare un dato, cioè la regressione delle condizioni del diritto, del lavoro e della sua dignità sono spaventose. Cioè controllano i tempi per andare in bagno. Avete sentito? C'è lo scandalo in una azienda della logistica. Ora vedete, queste cose non si sanno. Vi do un dato agghiacciante che viene dal report annuale sulla condizione del lavoro in relazione ai diritti globali. I morti sul lavoro nel mondo sono oltre 2 milioni all'anno e sono 15 volte quanto i morti di tutte le guerre messe insieme. Questo per avere coscienza. Ora, non esiste democrazia. Cioè è una bugia la democrazia, dove non è garantita la sicurezza, la dignità e il diritto del lavoro. Non è una democrazia, è una chiacchiera sulla democrazia, è una scorza di democrazia. Perché la democrazia ha un fondamento ineludibile, l'uguaglianza. Nella nostra Costituzione il lavoro sta all'articolo 1 e l'uguaglianza sta all'articolo 3. È compito dello Stato rimuovere
tutti gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza dei cittadini. Non c'è democrazia senza uguaglianza, sono vaniloqui. La libertà è l'arbitrio dei potenti. Prova ad andare in causa contro Google in Italia. Scatenano una rita di avvocati e anche se tu hai mille ragioni, ti impediscono di goderne il frutto. Quindi non parliamo di democrazia, è una parola troppo importante. Possiamo parlare di democratura, un termine coniato da un mio grande amico Predrag Matvievich, professore di letteratura russa all'Università di Roma e anche scrittore memorabile, che purtroppo ci ha lasciati. Allora, per quello che riguarda il nostro settore, una politica europea, non una progressista, ma molto intelligente, ha dichiarato, ha fatto un'esternazione, mi riferisco alla cancelliera della Germania federale Angela Merkel. Lei ha fatto un'esternazione nella sua veste di cancelliere dicendo: i lavoratori della cultura, dello spettacolo, delle arti in Germania sono lavoratori di primaria importanza. Io ho cercato di avere un contatto col presidente Mattarella, non perché facesse un'esternazione che non è né di destra, né di centro, né di sinistra. È una cosa che attiene alla dignità del paese, che ha il 70% delle ricchezze artistiche di tutto il mondo occidentale. Che il presidente Mattarella facesse questa esternazione. Credete che abbia avuto un briciolo di risposta? Allora, questo paese ha una sola possibilità di redenzione. Passa attraverso l'istruzione e la cultura. Io vi dico, è una scelta mia, io non voto più, ma io non lo faccio, non faccio bianca, nulla o non vado, io vado. Do il mio certificato elettorale, do il mio documento, ma quando mi danno le schede elettorali, dico no, le rifiuto e lei lo scriva che le ho rifiutate. Tutti possono vedermi. Questa possibilità è garantita dalla Costituzione. Non è un atto di, diciamo, fuori legge o di cattiva cittadinanza. È nelle tue facoltà, perché in questo momento, secondo me, la politica è morta. C'è la partitica. Poi ci sono qualcuno migliore, ma è il meccanismo che non funziona più. Infatti, come vedete, stiamo andando avanti per anni senza elezioni. Perché oramai sono diventate pleonastiche, sono un rito svuotato. Questa è l'opinione di Moniovadia, naturalmente. E la demolizione dei diritti e della dignità del lavoro fa parte di questo immane schifo. Io sono uno abituato a dire quello che penso e lo dico in faccia anche al Presidente della Repubblica, perché lui è un cittadino come me. Niente di più. Grazie. Moni, noi ci vediamo dopo. Puoi accomodarti. Ragazzi, grazie. Noi ci vediamo presto e cerchiamo di concludere il nostro percorso. Grazie, grazie del liceo Borrelli. E adesso un momento un po' di leggerezza, ritorniamo un po' bambini, è un momento, io direi, se dire, l'ora del Cico. Abbiamo con noi un grandissimo fantasista, il maestro Cico Cuzzucrea, che chiamo intanto. Sono pratico. L'ora del Cico. Thank you.
Chico Cuzzucrea. Grazie Chico. Chico, vabbè, ci voleva. Tra l'altro Moni, lui è un tuo fan scatenato, questa sera ha fatto di tutto per arrivare. Io non te l'ho detto però. No, io adesso sono un suo fan.
Adesso poi al tavolo ti faccio vedere una cosa dopo. Parti solo per te, un tête-à-tête con lui. Un numero molto particolare. Allora, dopo che ci siamo fatti i fatti nostri, possiamo riprendere. E adesso cambiamo atmosfera da questo palco. Insomma, quest'anno un'altra cosa molto importante, tanti artisti hanno devoluto il loro gettone a dei ragazzi che sono arrivati proprio qui dall'Ucraina e che il sindaco ha meravigliosamente accolto. Prima che arrivassero fondi, prima che arrivasse la qualunque, hanno aperto le porte, la comunità di Santa Severina e non solo, anche Crotone, insomma, tanti paesi della Calabria hanno subito accolto le porte a questi ragazzi, a queste persone. Perché è solo un caso che è toccato a loro, possiamo essere, può succedere a tutti noi una roba del genere. E come diceva Moni, il teatro è accoglienza, e questa sera vogliamo fare una piccola riflessione, ma non tanto per entrare in colpe o non colpe, ma proprio dal principio di questa barbaria che è la guerra, che porta solamente distruzione e morte, a prescindere da ragioni, contro ragioni, non vogliamo proprio entrare in questo contesto. E prima che Moni sale sul palco e facciamo una riflessione su questo, che in questi giorni ovviamente la tua voce è richiesta, anche perché tu hai un punto di vista che noi sappiamo benissimo, insomma lo conoscete un po' tutti, che è un punto che sicuramente si scosta dal classico, no? Da quello che... però poi adesso ne parliamo con Moni, se no entriamo in una situazione dove magari qualcuno può fraintendere. Però per introdurre questo discorso, questa piccola riflessione che dedichiamo alla guerra, ma omaggeremo anche un'altra figura che era un amico di Moni, che è stato il grande Gino Strada, quindi parleremo anche di lui tra poco. E a introdurre questa conversazione abbiamo scelto un brano di Boris Vian, Il disertore, e viene recitato da due ragazzi dell'associazione culturale Guitti senza carrozzone, che sono Carmine Arcuri e Nicodemo Bilotta. Invito a salire. Carmine prima reciterà dei brevi versi di Bertolt Brecht e poi Nicodemo ci delizierà, insomma, con Il disertore di Boris Vian, che sono parole che noi vorremmo tanto sentire in questo momento a questi soldati, a prescindere dalla fazione. Prego. I bambini giocano alla guerra. Perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Un soldato spara, un altro uomo non è più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo e non farlo piangere. Piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra, di andare a fare la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso. E che diserterò. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra, e a loro della guerra non gliene fregherà. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire, per non importa chi. Per cui, se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure i suoi se vengono a cercarvi, che possono spararvi. Io armi non ne ho.
Nicodemo Bilotta, Carmine Arcuri. Scappate, scappate. E chiamerei a questo punto Moni. Grazie mille. Vorrei aprire questa mia riflessione con le parole di Gino Strada, che diceva: io non sono un pacifista, sono contro la guerra. Poi la parola pacifista sembra che sia una cosa strana. Gino diceva in modo molto chiaro, era contro la guerra perché lui di guerra ne ha viste tantissime, solo in una posizione diversa. Lui invece di ammazzare guariva, curava, restituiva vita. Gino è stato un uomo, uno dei più grandi uomini italiani del secondo dopoguerra e non solo italiani. L'associazione fondata lui e da Teresa Strada, sua moglie, veramente una creatura sublime, Emergency ha curato, oramai parliamo di 7 milioni di vittime di guerra. Curavano tutti, senza nessuna distinzione. Bambini straziati e talebani feriti senza distinzione, perché l'essere umano è un valore integro. In qualsiasi condizione devi sempre ricordare che anche il tuo nemico è un essere umano. Ora, la prima cosa che abbiamo fatto mia moglie e io, quando abbiamo visto nella televisione tutto quello che mostrano, gli orrori, no? E anche se io penso che le televisioni mainstream non facciano informazione ma cerchino di far crescere l'audience. Informazione per me è un'altra cosa. Comunque, abbiamo visto, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo telefonato al consolato ucraino dicendo: noi possiamo ospitare profughe che scappano. Dico profughe perché gli uomini non possono, bambini, donne. E adesso abbiamo a casa nostra 3 meravigliose signore, una nonna, una mamma e una nipote. La mia vera passione è la nonna. Sono diventate la nostra famiglia, vivono con noi. Mia moglie mi ha scacciato dalla mia stanza da letto, sono andato in una stanza più precaria perché abbiamo ceduto la mia stanza da letto, che è piuttosto grande, a loro. E così la nostra famiglia si è allargata, punto. Abbiamo anche in casa la suocera, siamo veramente abbaraccati, però allegramente. Quindi la prima cosa a cui ho pensato io sono gli esseri umani, chiunque essi siano, di qua, di là. Però io ritengo che uno dei crimini peggiori che commette la guerra sia quello della propaganda. Io non mi bevo la propaganda, né quella russa e né quella cosiddetta occidentale. Non ho difficoltà a dire che se fossi nella Russia di Putin io starei in galera, perché io ho sempre combattuto dall'età di 14 anni e anche quando ero bambino. Quando ero bambino c'erano le bande. Mi ricordo che la mia prima istanza di difesa contro una discriminazione fu proprio di un bambino calabrese, me lo ricordo come fosse oggi, Alfonsino. Era il più piccino di noi, ma era gagliardo. E c'era già quel razzismo, perché quando dicono noi italiani non siamo razzisti, non è vero. Io le ho viste con i miei occhi le scritte via i meridionali dalle nostre città. Le ho viste con i miei occhi le scritte non si affitta ai meridionali. Erano i nostri cittadini. E io mi sentivo ferito già allora, avevo 8-9 anni, già allora, perché io, modestia a parte, sono più terrone di voi. I miei nonni paterni erano turchi, pensateci. Allora, difesi Alfonsino, in un modo molto semplice: se voi non volete far giocare Alfonsino, non gioco nemmeno io. Siccome io ero molto autorevole, Alfonsino
era rimasto nella banda ed era quello che picchiava più duro le bande avversarie, perché Alfonsino era proprio quell'uomo piccolo ma che contiene una forza leonina, ricordiamocelo, basta pensare a Napoleone e abbiamo chiuso. Ma a parte questa piccola notazione aneddotica, ora la vulgata mainstream della corrente principale è tratta da un fatto abbastanza evidente: la Russia del presidente Putin ha aggredito un paese sovrano, l'Ucraina, su cui non ci piove. Ma hanno subito cominciato a dire: Putin è come Hitler. Quando non sanno, io sono ebreo, quando non sanno cosa dire, tirano fuori Hitler dal cappello. Hitler è stato Ahmadinejad, il presidente iraniano. Poi è diventato Hitler Saddam Hussein. Poi sempre Hitler. Ora, io credo che il presidente Putin sia un uomo molto duro, del resto la sua formazione è quella di un agente diventato poi colonnello dei servizi segreti sovietici, KGB. Sicuramente non è una persona delicata, è uno che va dritto allo scopo. Però tutti noi che abbiamo un cervello cerchiamo di ragionare e ci diciamo: perché? Cercare di indagare il perché non giustifica Putin, ma io voglio capire come funziona questo mondo, e non perché c'è la guerra contro l'Ucraina, ma perché ci sono le guerre ancora. Allora, naturalmente, la prima cosa che ci viene detto, la vulgata occidentale: noi siamo i buoni, la democrazia, e loro sono i cattivi. Peccato che i buoni abbiano fatto fra Iraq e Afghanistan 1 milione di morti, fra cui decine, decine, decine di migliaia di bambini innocenti. Le guerre di oggi uccidono il 95% civili innocenti, in particolare bambini, donne, vecchi. Non c'è guerra in cui non ci siano orrori. Gli orrori di guerra fanno parte della guerra, perché la guerra è una forma di imbestiamento dell'uomo, chiedendo scusa agli animali, proprio tutte le mie scuse più profonde, e che porta a queste cose. L'uomo in divisa che combatte si sente in diritto di commettere atrocità, soprattutto contro i più deboli, che è la cosa più vigliacca e schifosa che si possa concepire. Ammazzare un bambino, violentare una donna per ucciderla, ammazzare dei vecchi, questo porta alla guerra. Allora io domando: perché? Diciamo che scopro alcune cose, perché sono un uomo che si informa non sui pappagalli della televisione. Io vado a cercare fonti altre. Conosco 10 lingue, guardo diverse informazioni. Poi vado sulla rete a sentire le opinioni dei grandi politologi del mondo e scopro alcune cose. Naturalmente questo lo sapete anche voi, la guerra è cominciata nel 2014. In Donbass, come si chiama l'altra regione, aiutami, Lugansk, lì è cominciata la guerra. Ci sono stati morti da tutte e due le parti, ma lì c'erano morti russi, perché vedete, è successa una cosa: quando è crollata l'Unione Sovietica e Gorbaciov ha riconosciuto l'indipendenza dei paesi, 25 milioni di russi, un'intera nazione, si sono trovati stranieri in una terra che prima era casa loro. Dunque c'è stata delle guerre. Per esempio, io che ho memoria buona, non quando devo sparare le cazzate, ma insomma in generale, io ho memoria buona, ricordo che nella casa dei sindacati di Odessa e quelli del battaglione Azov bruciarono vivi 50 esseri umani che si erano rifugiati in quella casa. Allora bisogna andare a ragionare. Vedete, oggi ho proprio sentito, come si chiama la trasmissione di Mirta Merlino? La Righetiera. Ho sentito due giovanissime signore
che naturalmente per cui tu non potevi che provare simpatia, due giovani mogli di questi miliziani del battaglione Azov, quelli che portano la svastica, che dicevano che la svastica è un simbolo di origine indiana, indoeuropea. Sotto il segno della svastica sono stati trucidati nella Seconda Guerra Mondiale alcune centinaia di migliaia di ebrei, rom, cioè quelli che noi chiamiamo zingari, comunisti, eccetera, eccetera. E mi vengono a dire che in un paese così, che ha avuto 250.000 nazisti che hanno massacrato insieme ai tedeschi, la svastica è un simbolo indiano. Ora io posso accettare tutto, ma questo qui è come cercare di farmi credere che la Befana esiste. Peggio di questo, perché qui tu offendi la mia intelligenza. Nessun europeo che ha visto la Seconda Guerra Mondiale, nessun paese che ha conosciuto quegli orrori può dire che la svastica, ma in effetti è un vecchio segno indiano, ma in Europa è diventato altro. Allora tu attraverso un processo di falsa simbolizzazione sputi su quei morti, li sbrani un'altra volta, è come se fossero morti invano. Allora io ho rispetto per tutti i morti delle guerre, perché la mia posizione è quella del Mahatma Gandhi. Quanti hanno detto, se voi chiedete a qualsiasi, oh, un illuminato il Mahatma Gandhi, ah, uno dei più grandi personalità della storia dell'uomo, il Mahatma Gandhi diceva questo: per i miei principi, per le mie idee, sono disposto a morire, ma non a uccidere. Ora, io che voglio sentire le voci proprio più all'interno dell'Occidente, sono andato a cercare. Ho scoperto una giornalista statunitense che si chiama Lara Logan. Lei ha condotto una delle trasmissioni di informazione politica più popolare negli Stati Uniti, si chiama 60 Minutes. 60 minuti. Lei ha collaborato con le grandi televisioni, CBS, NBC, anche con la Fox, che è notoriamente una televisione conservatrice. Bene, lei ha sbugiardato la propaganda americana, tutta, ma non è una qualsiasi. Si è fatta 35 anni di inviata nelle guerre ed è statunitense. Per cui non è che ci devono dividere di qua e di là sulla base storica, perché in tutto il mondo ci sono alcuni che la pensano in un modo, alcuni che la pensano in un altro, alcuni che pensano in un terzo modo. Oltre a Lara Logan, che ha sbugiardato il fatto che questi con la svastica e anche il cerchio nero delle SS siano in realtà non nazisti, che il loro capo parla di Kant, ha spiegato chi sono. Allora, quando finì la Seconda Guerra Mondiale, i collaborazionisti nazisti ucraini non furono sottoposti a giudizio, malgrado avessero commesso atrocità inenarrabili. Perché? Secondo Lara Logan, perché il presidente, il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri statunitense di allora, Alan Foster Dulles, non volle che fossero giudicati. Perché? Perché voleva servirsene, perché il nuovo nemico era l'Unione Sovietica e quindi avrebbero potuto tornare utili, perché avevano combattuto contro l'Unione Sovietica insieme ai nazisti. Loro vengono da quell'eredità lì e ci vengono a raccontare che studiano Kant, però hanno la svastica. Io non ho mai sentito da parte dell'informazione mainstream un raggiro più clamoroso di questo.
e lo trovo offensivo e criminale, perché tu devi dare delle informazioni ai cittadini. Noi non siamo sudditi, noi non siamo merce per la pubblicità, noi siamo cittadini, la parola più bella che sia uscita dalla cultura laica, citoyen. Bene, se non bastassero le parole di Lara Logan, che comunque è una giornalista, il presidente, scusate, l'ex segretario di Stato, sempre degli Stati Uniti, Henry Kissinger, segretario di Stato con il presidente Richard Nixon, anche lui ha detto una cosa importante. Ha detto che aver allargato la NATO è stato un tragico errore. Un americano, autorevole, non basta? Allora prendiamo il senatore Bernie Sanders, uno dei due possibili candidati alla presidenza della Repubblica degli Stati Uniti, insieme a Hillary Clinton, ha gareggiato nelle primarie del Partito Democratico. Bernie Sanders dice, potete leggerlo, tutte queste cose potete andarle a leggere, ha detto che intanto è inutile che facciamo i santarellini, perché noi statunitensi abbiamo rovesciato governi, abbiamo malversato di qui e di là. Lui, senatore degli Stati Uniti, responsabile della Commissione Bilancio. Io vi sto dicendo questo, in realtà, non per dire hanno ragione questi o quelli, ma per dire che il nostro sistema di informazione è farlocco, che è un sistema di informazione con delle pesantissime tare. Ogni tanto, è vero, chiamano uno che la pensa diverso, con 10 intorno, che cercano di fargli fare la figura del deficiente. Alcuni tengono botta. Ma il professor Orsini, che è il professore specialista di queste questioni, per aver detto una cosa che non piace a lor signori, fatto a pezzi di qua, ma lascialo parlare, controargomenta. Io vengo dal Talmud ebraico. Il tuo interlocutore che ti mette in difficoltà è la fonte principale della tua vita. Tu hai bisogno di chi mette in scacco le tue convinzioni, perché ti aiuta a migliorare. Invece da noi questa regola non vale. Bisogna prendere una posizione ideologica. Io prendo una sola posizione. Io sto con le vittime ucraine di questa guerra e anche le vittime russe che ci sono state fatte dall'altra parte. Io sto col popolo ucraino che sta passando situazioni infernali, che siano ucraini, ucrainofili o ucraini russofoli, non me ne frega niente. A me interessa l'integrità e la salvezza degli esseri umani. E poi un'altra cosa, non c'è una guerra giusta. Le guerre sono tutte criminali. E adesso voglio darvi una prova provata dell'infame ipocrisia del cosiddetto Occidente, non noi, anch'io sono occidentale, parlo dei caporioni. Oggi l'Ucraina viene bombardata in una maniera. Pensano che la soluzione sia continuare a mandare armi sempre più forti, e allora Putin metterà in campo armi sempre più forti. Alla terza guerra mondiale non si arriverà, non quella che vi immaginate, perché la Russia ha una superiorità strategica in una sola cosa rispetto agli americani: le armi nucleari. Loro, non avendo tutti i soldi degli americani da investire sulle armi, hanno detto: sai cosa facciamo? Noi investiamo sul nucleare e sui vettori delle bombe nucleari. Per cui i russi hanno un missile ipersonico che credo arriva a New York in un quarto d'ora, e hanno un po' di bombe atomiche di più degli americani. Parliamo di bombe che, al confronto, quelle di Hiroshima e Nagasaki sono petardi. Sapete quante bombe ci sono in giro nel mondo? 12.500 bombe nucleari. 600 basterebbero a cancellare l'umanità dalla faccia della Terra. Ma chi ci governa noi? Ma chi sono questi qui? Ma come si fa a pensare che questo sia un modo di vivere su questa terra? Allora io dico, non so come si fa a finire questa guerra, ma bisogna che tutti, ma proprio tutti,
ce la mettano tutta. E il presidente Biden, per esempio, perché i russi hanno quest'idea che questa sia una guerra per procura combattuta dagli Stati Uniti per ridimensionare la Russia, cioè renderla una piccola cosa regionale, malgrado sia il paese più grande del mondo. Allora, io credo che se il presidente Biden, invece di chiedere 33 miliardi per mandare armi agli ucraini, telefonasse a Putin con un atto di modestia, mi rendo conto, no? Quello non vuole sentirci, dice che finché non avrà raggiunto il 6, ma lui vuole parlare con gli americani, perché sa che il pallino lo tengono loro. Facesse una telefonata dicendo solo Vladimir Vladimirovich, vengo lì, mi dici cosa vuoi e mi dici cosa dai. Perché è inutile mettere in mezzo i turchi, gli israeliani, che poi in 50 anni non sono neanche riusciti a dare dignità al popolo palestinese, bei negoziatori. E poi un'altra cosa. In questo momento il governo turco, una dittatura come quella russa, dove gli avversari politici sono in prigione, bene, uguale, sta massacrando il popolo curdo, cosa che fa da decenni. C'è qualcuno che abbia proposto di mandare armi al popolo curdo? Perché? Perché la Turchia è nella NATO. Allora qui la questione non è democrazia o non democrazia, qui si tratta solo di interessi, da una parte ma anche da questa. Io credo che se parliamo di dittatori o di grandi presidenti, di potenze, il più pulito abbia la rogna. Quindi Putin sicuramente, ma anche Biden. È appena venuto via dall'Afghanistan, 20 anni di guerra hanno fatto per portare l'Afghanistan a essere governato peggio di prima, avendo speso 9 trilioni di dollari, che risolverebbero i problemi della fame e delle malattie nel mondo. Li hanno impiegati per una guerra che è servita a peggiorare, come hanno sempre fatto. Allora, il più colpevole di tutti, secondo me, è l'Europa. Perché? E poi queste, lo ripeto 1000 volte, sono solo le mie opinioni. Allora, l'Europa, perché l'Europa è la più colpevole? Perché l'Europa avrebbe avuto una grande chance costituirsi sulla base della sua indipendenza, in amicizia con gli americani, ma dicendo noi avremo la nostra politica estera, un nostro esercito di difesa, eccetera. L'Europa avrebbe avuto una chance immensa diventare il continente di equilibrio fra gli altri, il luogo dove fare le trattative, il luogo dove avviare incontri, stemperare i conflitti. Invece cosa ha fatto? Sta pecoronata da una parte. Ora, io dico questo, io penso che così non si va avanti, e poi tutti gli uomini che vogliono far finire la pace non devono fare come i romani, che erano un grande impero, però quando arrivavano, come si dice, erano cazzi per tutti. Cosa dicevano i romani? Si vis pacem para bellum. Io dico si vis pacem para pacem, perché a furia di vis pacem para bellum abbiamo avuto guerre interminabili da tutte le parti. Pensate all'Europa, che capolavoro che era riuscita a fare. I tedeschi e i francesi si sono massacrati per 900 anni. Se io avessi detto, avessi avuto l'età nel 1949-50, fossi andato a Parigi, avessi preso una cassetta della frutta e come gli oratori di Hyde Park mi fossi alzato e avessi detto fra 35 anni non ci saranno confini fra la Francia e la Germania, mi avrebbero massacrato di botte, messo una camicia di forza, gettato in una galera e la chiave l'avrebbero buttata nella Senna. 35 anni dopo cadevano i confini tra Germania e Francia, che si erano combattuti atrocemente per 900 anni. Allora la pace si può fare, ma si fa quando tu decidi che la pace si fa col nemico, non con uno che ti piace, ma proprio con quello che non ti piace. Ed è inutile tirar fuori Hitler, e qui concludo. E vi dico perché. Hitler poteva essere fermato 50 volte prima che lui facesse quello che ha fatto. Allora, nel 1923, io conosco piuttosto benino la storia,
Nel 1923 Hitler, con il suo partito, cioè il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, tentò un putsch, un colpo di Stato ispirato da Benito Mussolini. Fallì, si risolse in fallì. Hitler fu messo in galera con una condanna a 5 anni. La pena nella Repubblica di Weimar per colpo di Stato era la pena di morte. Adesso, io trovo sempre saggio, io sono contrario alla pena di morte, però almeno dargli una 20 anni di galera poteva essere, no? No, 5 anni. E sapete quanto ha fatto di galera Hitler? 9 mesi. Lo volevano. E sapete quando è uscito cosa è successo? Che i suoi giudici sono fotografati con lui per la foto ricordo. Hitler poteva essere fermato ripetute volte. Per esempio, quando già era cancelliere, lui rimilitarizzò la Renania. 1936. Era proibito dal Trattato di Versailles. Bastavano 2 divisioni corazzate, francesi e 2 inglesi, che muovevano e Hitler sarebbe sparito, perché una parte degli ufficiali della Wehrmacht non vedeva l'ora di farlo fuori, a partire dal feldmaresciallo Stifter, un uomo di una grandezza straordinaria, che scrisse delle cose contro il nazismo, feldmaresciallo della Wehrmacht. Infatti cercarono di farlo fuori accusandolo di omosessualità, ma lui voleva andare a processo. C'erano tanti che lo volevano far fuori. Ma perché non si mossero? Perché gli faceva comodo. E poi ancora nel 1938, quando ci fu la conferenza di Monaco, potevano fermarlo, perché quando fu interrogato il capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, che era Keitel, al processo di Norimberga, gli chiesero: ma se avessimo contrastato la vostra annessione dei Sudeti, avreste fatto la guerra? No, non eravamo ancora pronti. Allora fanno sempre così i famosi oceani: prima non fermano nessuno, vanno avanti, poi scopre la guerra e dicono dobbiamo fare la guerra. No, si possono evitare le guerre. Si poteva evitare non facendo quello schifo del Trattato di Versailles, che umiliò il popolo tedesco con dei risarcimenti di guerra impossibili e umiliazioni di ogni tipo. Quando fai la pace, quello con cui fai la pace deve avere la tua stessa dignità, non lo devi trattare come un verme. Quindi le guerre si possono fermare prima. Appena senti uno che farnetica, come Hitler, dici: guardate, l'avevano proprio lì, nelle mani. 15 anni di guerra, 15 anni di galera, 20 anni di galera, e lui stava lì, scriveva le sue memorie, nel frattempo la storia muoveva, c'erano delle altre possibilità. E quindi questa cosa come si fa? Per esempio, prendete Saddam. Prima gli occidentali l'hanno armato fino ai denti e poi hanno detto che era cattivo. Naturalmente, anche Putin, che adesso Hitler, non era il miglior amico di Berlusconi. È diventato Hitler tutto di colpo. Prima Berlusconi diceva: è il politico più democratico che ci sia al mondo. È un fratello minore per me. C'è stata una voce che diceva: sei scemo? Quando massacrava i ceceni, che sono musulmani, andava benissimo, vero? Per fare affari andava benissimo. Ma allora a chi la raccontano? E qual è il risultato? Di mezzo, come il coccio di terracotta in mezzo ai vasi di ferro. Loro stanno usando il popolo ucraino per altri scopi, e chi morirà saranno gli ucraini, perché Putin sta usando una parte abbastanza modesta della sua forza. E allora tu dici: lo ha bene, allora lui aumenta. È questo che si deve fare? E siamo arrivati perfino a sbeffeggiare il Papa, che è l'unica autorità morale che ci sia oggi al mondo. Vi dico una cosa: ho sentito dire un politico che si dichiarava cattolico praticante dire: mi vergogno di questo Papa. Io sono ebreo, non sono credente, ma sono uno che ha il vizio di leggere il Vangelo
e conosco la dottrina cattolica. L'ho detto a un cattolico di questi, ho detto, scusa, ma chi è il Papa lo decide il conclave ispirato dallo Spirito Santo o lo decidi tu? Ma chi sono questi cattolici? Non sanno neanche il significato della parola. Io ho moltissimi amici, sacerdoti, cardinali, molti più amici cattolici, sacerdoti, clero, che ebrei, perché io ho rotto con le comunità ebraiche perché sostengo i diritti dei palestinesi. Allora, questo per dirvi, usate la vostra intelligenza, non vi fidate, chiedete, interrogate, informatevi, cercate fonti di informazione. Si scoprono delle cose straordinarie. Comunque, se digitate su Google Lara Logan, vedrete, e potete digitare anche Bernie Sanders, senatore degli Stati Uniti, candidato presidente, Bernie Sanders e l'Ucraina, e leggerete le cose che vi ho detto. Vi ringrazio di cuore, spero di non aver offeso nessuno, perché non era mio intento. Grazie. Moni, ci vediamo per il finale, e grazie. Signore. Oggi è una giornata veramente speciale per noi, avere intanto lì scoppia l'idillio. Andiamo avanti e farei salire sul palco per l'ultimo momento musicale la nostra Dorotea Licausi, cantautrice, pittrice, e Totò Petitto, musicista, che l'accompagna e presenta un nuovo brano inedito per noi questa sera. Fate anche un applauso così, giusto per... Io mi levo dalle scatole. Dorotea, come si chiama il brano? Allora, il brano si intitola Ranocchieggia, racconta di una storia di una ranocchia che portava fortuna a chiunque la incontrasse. E quindi è una storia inventata da me, e nata dopo alcune meditazioni, e spero che vi piaccia. Questa ranocchieggia la dovremmo incontrare un po' tutti, perché abbiamo bisogno un po' di fortuna e di scoprire la bellezza del mondo, cercando di aprire il più possibile le nostre visioni, ecco, amplificare la nostra visione del mondo. E quindi ascoltiamo? Per voi questa sera, a ranocchieggia. Oh,
un'erba che nesce da terra. Chi non conciava viva fortuna. Dorotea Di Causi, Totò Petitto, prego l'applauso per voi al concerto teatrale del 1° maggio. Grazie per aver impreziosito il nostro evento. Grazie. Grazie, grazie. Siamo arrivati, siamo sotto finale e io ho chiesto al mio amico Moni di scegliere un pezzo. Poi dopo questo pezzo ci sarà una sorpresa e non so quanto gradita per lui, lo scopriremo a fine della sorpresa e quindi lo chiamo sul palco perché so che ha scelto un pezzo di letteratura di cui insomma me ne ha già parlato, non vedo l'ora di ascoltarlo. Non dico l'autore perché direi una parolaccia. So il titolo, lo so, I ponti, e quindi Moni ti chiamo. Sì, Carmine, datemi una mano, per favore, venite qui. Subito. Si impara tutto, eh. Sì, questo brano di straordinaria letteratura è del premio Nobel per la letteratura bosniaco Ivo Andrić. Il titolo è I ponti. Di tutto ciò che l'uomo, spinto dal suo istinto vitale, costruisce ed erige, nulla è più bello e più prezioso per me dei ponti. I ponti sono più importanti delle case, più sacri, perché più utili dei templi, appartengono a tutti e sono uguali per tutti, sempre costruiti sensatamente nel punto in cui si incrocia la maggior parte delle necessità umane, più duraturi di tutte le altre costruzioni, mai asserviti al segreto o al malvagio. I grandi ponti di pietra, grigi ed erosi dal vento e dalle piogge, spesso sgretolati nei loro angoli acuminati, testimoni delle epoche passate in cui si viveva, si pensava e si costruiva in modo differente. Nelle loro giunture e nelle loro invisibili fessure cresce l'erba sottile e gli uccelli fanno il nido. I sottili ponti di ferro, tesi come filo da una sponda all'altra, che vibrano ed echeggiano con ogni treno che li percorre, come se aspettassero ancora la loro forma e perfezione finale.
La bellezza delle loro linee si svelerà del tutto solo agli occhi dei nostri nipoti. I ponti di legno all'entrata delle cittadine bosniache, le cui travi traballano e risuonano sotto gli zoccoli dei cavalli come le lamine di uno xilofono. E infine, quei minuscoli ponti sulle montagne, spesso solo un unico grande tronco ovale, massimo due, inchiodati uno accanto all'altro, gettati sopra qualche ruscello montano che senza di loro sarebbe invalicabile. Due volte all'anno il torrente impetuoso, ingrossandosi, li trascina via, e i contadini, con l'ostinazione cieca delle formiche, tagliano e segano e ne rimettono di nuovi. Per questo, vicino ai ruscelli di montagna, nelle anse fra le pietre dilavate, spesso si vedono questi ponti precedenti. Stanno lì abbandonati a marcire insieme all'altra legna arrivata per caso. Ma questi tronchi di alberi lavorati, condannati a bruciare o a marcire, si differenziano comunque dal resto e ricordano sempre l'obiettivo per il quale sono serviti. Diventano tutti uno solo e tutti degni della nostra attenzione, perché indicano il posto in cui l'uomo ha incontrato l'ostacolo e non si è arrestato. Lo ha superato e scavalcato come meglio ha potuto, secondo le sue concezioni, il suo gusto e le condizioni circostanti. Quando penso ai ponti, mi vengono in mente non quelli che ho attraversato più spesso, ma quelli su cui mi sono soffermato più a lungo, che hanno attirato la mia attenzione e fatto spiccare il volo alla mia fantasia. I ponti di Sarajevo, prima di tutto, sul fiume Miliatska, il cui letto è una sorta di spina dorsale, rappresentano vertebre di pietra. Li vedo e li posso contare uno a uno. Conosco le loro arcate, ricordo i loro parapetti. Fra di loro ce n'è anche uno che porta il nome fatale di un ragazzo, un ponte minuscolo ma eterno, che sembra ritiratosi in se stesso, una piccola e accogliente fortezza che non conosce né resa né tradimento. Poi i ponti visti nei viaggi di notte, dai finestrini dei treni, sottili e bianchi come fantasmi, i ponti di pietra in Spagna, ricoperti dall'edera e come impensieriti dalla propria immagine riflessa nell'acqua scura. I ponti di legno in Svizzera, ricoperti da un tetto che li difende dalle abbondanti nevicate, assomigliano a lunghi silos e sono ornati all'interno da immagini di santi o di avvenimenti miracolosi, come fossero cappelle. I ponti fantastici della Turchia, poggiati lì per caso, custoditi e protetti dal destino. I ponti di Roma, dell'Italia meridionale, fatti di pietra candida, da cui il tempo ha preso tutto quello che ha potuto e accanto ai quali da 100 anni ne vengono costruiti di nuovi, ma che restano come sentinelle ossificate. Così ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio pensiero vada e si arresti, trova fedeli e operosi punti, come eterno e mai soddisfatto desiderio dell'uomo di collegare, pacificare e unire insieme tutto ciò che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, ai nostri piedi, perché non ci siano divisioni, contrasti, distacchi. Così anche nei sogni e nel libero gioco della fantasia, ascoltando la musica più bella e più amara che abbia mai sentito, mi appare all'improvviso davanti il ponte di pietra tagliato a metà, mentre le parti spezzate dell'arco interrotto dolorosamente si protendono l'una verso l'altra e con un ultimo sforzo
fanno vedere l'unica linea possibile dell'arcata scomparsa. E la fedeltà e l'estrema ostinazione della bellezza che permette accanto a sé un'unica possibilità, la non esistenza. E infine, tutto ciò che questa nostra vita esprime, pensieri, sforzi, sguardi, sorrisi, parole, sospiri, tutto tende verso l'altra sponda, come verso una meta, e solo con questa acquista il suo vero senso. Tutto ci porta a superare qualcosa, a oltrepassare il disordine, la morte o l'assurdo, perché tutto è passaggio, è un ponte le cui estremità si perdono nell'infinito e al cui confronto tutti i ponti di questa terra sono solo giocattoli da bambini, pallidi simboli, mentre la nostra speranza è su quell'altra sponda. Allora siamo arrivati al finale, Moni, questa è la sorpresa, puoi accomodarti così la sorpresa la puoi vedere. Nicodemo, accendiamo il proiettore, spostiamo il tavolo, facciamo un po' di cose e vi lasciamo con questo finale. Io ringrazio ancora veramente chi ha ospitato questa iniziativa in questo bellissimo posto che è il liceo classico Diodato Borrelli, in particolare le professoresse Maria Paparo e la professoressa Concetta Ammirati o Ammariti o Ammoroti, che insomma mi hanno sopportato, supportato, anche le mie badanti sono diventate, e ringrazio la preside veramente perché ha permesso tutto questo. Quando io ho portato l'iniziativa non ha battuto ciglio, un preside veramente illuminato, quindi fate un grande applauso perché trovare persone così è meraviglioso. Allora, noi vi lasciamo con questo cortometraggio che abbiamo realizzato durante i 2 anni di pandemia, quando non si poteva fare nessun tipo di attività. Noi abbiamo deciso ugualmente di continuare ed è nato questo cortometraggio. Non vi dico nulla perché tanto è tutto nel cortometraggio, e questa cosa Boni non la sa, ma c'è anche la sua partecipazione straordinaria. Quindi questa sera voi sarete i primi a vederlo e forse gli ultimi, perché se lui non autorizza il corto domani non esce. Quindi siete dei fortunati perché potete essere gli unici a vedere questa cosa. Autorizzo a priori. A priori? Vabbè, meraviglioso. E allora vi lascio a questo corto. Abbiamo un problema tecnico? A priori... Non è andata proprio a priori, è andata un'altra parte, ma non a priori. Non va? Che è arrivato all'ultimo il corto. Un applauso a Pasquale Ranieri che ha fatto. Allora ditemi se riusciamo, se no ci salutiamo e il corto rimarrà in sospeso. Domani uscirà, lo vedete la domenica 1 maggio alle ore 10, manco Moni l'ha visto, l'ha visionato, quindi però ha detto che a priori va bene. Quindi. Certo che te lo mando, assolutamente, ti mando tutto. Allora ditemi voi se riusciamo, se no andiamo in chiusura. No, penso, è un problema di formato perché è arrivato proprio all'ultimo minuto il corto. Preside, venga qua, nel frattempo vediamo se riusciamo a risolvere. Venga qua, preside. Venga qua. Se lo merita. Io ringrazio veramente Vincenzo, ringrazio il nostro illustre ospite, che è stato veramente un piacere. Ho detto prima che il nostro liceo, inaugurando la mostra che abbiamo sopra, di Emergency sulla guerra in Afghanistan, quasi un premonitore di quello che sarebbe accaduto poi dopo,
alle posizioni, a delle posizioni simili, nel senso che abbiamo parlato appunto di bisogno di pace, abbiamo parafrasato anche noi la frase latina, giustamente al liceo classico, quindi condividiamo le posizioni, però ringraziamo anche tantissimo il nostro caro Vincenzo Leto per aver dato l'opportunità ai ragazzi veramente di essere, dicevo prima all'intervistatore, che la scuola sicuramente dà informazioni, conoscenze, anche nozioni, ancora non riusciamo a cambiare, ancora siamo troppo ancorati al passato da un punto di vista scolastico. Quello che noi ci sforziamo di fare è di insegnare ai ragazzi ad essere quello che non fa uscire quello che effettivamente loro sono, la loro personalità. E grazie a Vincenzo di esserci riuscito. Grazie a te. Insomma, speriamo di continuare il prossimo anno, preside, insomma, noi siamo qua, dobbiamo lavorare, quindi insomma, è bello anche continuare. Allora, ragazzi, è a posto o possiamo chiudere? È a posto? Fantastico, quindi ti tocca vedere il corpo. Non mi tocca, tradisco. Scusami, ma Carmen è necessaria. Carmen è necessaria questa domanda. Fratello, oggi ti è venuto a raccogliere gli asparagi sulla tua testa. Paragogna, ma io voglio sapere che tipo di mucca ti ha leccato la mastagna. Cambiamo argomento. Carmen invece è una prima donna quando si deve preparare. Si mette il balsamo. Il rossetto è sempre Nicodemo che passa il rimmel per bene. Io non so nemmeno cos'è il rimmel, se tu lo nomini mi preoccupo, Arcuri. Nicodè, tieni un capelluzzo e mullo. Chiedo scusa, ma... Bellissimo. Quanto sei stato davanti allo schifo. No, tanti auguri. Grazie, Giù. Ma sei tu che ho visto stamattina con la macchina. A che ora? Resta alle 6. Giuseppe. Sì, Vince, scusa. Maestro, buonasera. Buonasera ragazzi, iniziamo subito la giornata di lavoro. Oggi parliamo di home e house. Esattamente la vostra compagna Vicky mi ha inviato una storia che adesso lei vi racconterà e dopo che ce l'ha raccontata faremo un esercizio. Però prima ascoltate bene la storia. Vai Vicky. E niente, vi ricordate quella prima sera che siamo stati tutti da Vincenzo nella sua nuova casa qui a Rocca? Sì. Vi ricordate? Sì. Eravamo leggeri, spensierati, contenti di stare insieme tutti là, su quella terrazza con la luna che ci faceva compagnia. Ma per una di noi quella sera non era la prima volta in quella casa, perché proprio in quella casa erano vissuti i zii di Marianna. E i zii a cui lei voleva molto bene perché erano persone speciali e Marianna aveva frequentato quella casa fin da bambina e finché non sono morti i zii. E quella sera, se vi ricordate, mentre noi ridevamo e scherzavamo tra un bicchiere di liquore e una sigaretta, e io osservavo Marianna e pensavo come doveva essere difficile per lei in quel momento essere lì con tutti i ricordi, le emozioni, i gesti d'affetto e tutte quelle cose, indubbiamente, che avevano avuto luogo in quella casa. E poi ho pensato ai miei alunni e come mi chiedono sempre alla scuola di inglese di spiegare qual è la differenza tra due parole in inglese che apparentemente hanno lo stesso significato, home e house. E come gli spiego che house è la struttura, le quattro mura, mentre home è l'ambiente familiare, cioè quello che succede fra le quattro mura, cioè ciò che svanisce e che rimane solo nei ricordi e nel cuore. E mi sono resa conto che noi quella sera stavamo mettendo in scena la definizione di quella differenza tra house e home, perché per tutti noi quella casa nuova di Vincenzo era una house, mentre per Marianna era una home. Dopo
che ce ne siamo andati via e non facevo altro che pensare a Marianna e al fatto che forse saremmo dovuti essere più riconoscenti per la home di Marianna e per il fuoco ardente che aveva nel cuore e per la vita degli zii vissuti per tanti anni lì. Grazie Vicky, e l'esercizio consiste proprio in questo, home e house. Chiudete gli occhi, prendetevi 5 minuti tutti per voi e pensate alle vostre home e alle vostre house. Ci vediamo tra 5 minuti. Vi ricordate quella prima sera che siamo stati tutti da Vincenzo? Home house. 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 Vi ricordate quella prima sera che siamo stati tutti da Vincenzo? Home house. 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 Il laboratorio teatrale. Home e emozione, messi in gioco, sacrificio, condivisione, sostegno, gioia, pianti, crescita, famiglia. Ti trasformerai, tu ti evolverai, sulla scena il segno lascerai, mentre io vivrò, silenziosa scia, tu, seme della mia pazzia. House è ciò che ti accoglie, home è l'accoglienza. House è il vuoto, home è il cerchio di persone intorno a te, la catena di braccia e mani che si sostengono l'un l'altro. Per placarmi la sete, tu ti sei fatta sorgente. Io cercavo la certezza e tu sei stata viva, vera e presente. House è l'edificio. Home è tutto il detto e il non detto. La paura di un gesto di tenerezza che possa cambiare le cose. E al tempo stesso è la certezza di non essere mai soli. Chiedimi di tenerti qui. Pretenderlo. House è il passato, home è il presente. Se puoi, metti un freno, fallo adesso e ritorna ad essere te stesso. House è il vigneto, home è lavorare insieme alle sorelle, ai parenti, perché bisognava andare avanti. Povero Andanari, ricco in fondo al cuore, davo sempre il meglio, davo un po' di me. Ho speso parole, è invano questo amore. Per chi come me, costretto a mendicare, e in cambio ho avuto tanto male, tanto male, tanto male. House è dove ti viene paura di fidarti e ti fai chiudere sempre di più. Home è dove ti viene messa la coperta addosso, quando ti sei addormentato senza coprire. Madre, quel segno sul mio corpo, certo, non li hai capiti mai. House è lo specchio, home è il mio sorriso riflesso. House è il luogo che ti alberga. Home è il calore di chi si occupa di te quando sei nella tua house. Ho perso te, tutto il resto è qua, compreso chi ti ha condannata già e gente che una battuta e via, vittime poi di quella stessa ironia. House è il pulmino che mi porta a scuola. Home è il venticello che entra dal finestrino insieme ad un profumo di viole e di primavera, nonostante sia pieno inverno. Ed è sempre così, c'è ben poco da dire. È in silenzio che poi ci si impara a capire. Ed è stato così che ho perduto il controllo. Fammi quello che vuoi, perdersi com'è bello. Chi non mi abbandona è questa musica che a volte mi ferisce ma dopo mi guarisce. Suona e suona per me. Un pianoforte che suona da sé, perché lui sa a cosa sto pensando, sa che ride mentre sto piangendo. House è l'amicizia, home è la sincerità, la mancanza, l'amore. Io ti ho chiesto un futuro e mi hai dato due ali. House è la malinconia del ricordo, home è quel ricordo guardandolo di spalle, perché ero fatto più forte e più grande. Sboccia un fiore, ma ne trago nessuno lo innaffia. House è l'essere umano, home è la sua anima. Come non amarti? Dimmi, come non amarti? E affidare in mare le mie gioie, tutti quanti i miei tormenti, che potrebbe essere un sollievo anche morire, quando non si ha più la forza di lottare, non ha più senso amare. House è il cuore, home è il fuoco che vi arde. Questa qui, questo rapporto fra house e home, merita una
una riflessione, potrebbe essere anche il tema di un lavoro teatrale, non c'è dubbio, perché quella fra home e house è la relazione. Il teatro racconta le relazioni con se stessi, con la propria interiorità, ma anche con ciò che ci circonda, con chi è in relazione con noi. Poi, ecco, house è il luogo che alberga i ricordi, home è la memoria, il rapporto fra lo stare e l'essere. Nicodemo. Home. Nicodemo. 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 Io che devo fare con questo? Ogni volta si perde. È una cosa incredibile sto ragazzo. Nicodemo. Stiamo aspettando da mezz'ora. Ti sei deciso finalmente? Scusami, è perché mi sono un po' perso. Ma adesso ti sei ritrovato? No, a dire la verità ho chiuso un po' gli occhi, Vince. E credimi, non so se ho tempo per raccontarlo. Sarò bravo. Hai dormito? No, non ho proprio dormito. Cioè, sì, ho sognato. Cioè, non mi è mai successa una cosa del genere. Non so, ho tempo per raccontare magari qualcosa. Sono proprio curioso, racconta sto sogno, va. Ho cominciato a sognare, Vicky che ci raccontava di Home House, ci faceva degli esempi, e poi a un certo punto ho cominciato a nevicare. È stata un'immagine bellissima. Tipo c'era Maria Teresa che ha cominciato a danzare proprio tipo, che ne so, come una sirena, era metà umana, metà sirena, una cosa spettacolare. Che mio spacciatore! Non lo so, Vito, tutte cose, so, sembra un pazzo raccontare queste cose, però è stato bellissimo. Poi praticamente viene Bettina che comincia a fare la professoressina con la bacchetta e praticamente ci metteva tutto in punizione, però poi rientra Vicky, non lo so, Vito, tutte cose, so, sembra un pazzo. Io e te, la nostra casa, in cima al mondo, e quando tu verrai, leggera se ne andrà nel cielo.